Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi parleremo del pensiero positivo, ok? Ieri ho visto un video di un grande personaggio, un guru, il quale, molto seguito, il quale parlava male del pensiero positivo, dicendo che non funziona, che non serve, che è la grande balla e bufala degli ultimi anni, che qua, che là, tutto il negativo del pensiero positivo. E diceva e concludeva dicendo di appoggiarsi invece ad altre, di accettare la sofferenza, di accettare i problemi, che non si può fare nulla, è inutile reprimere la sofferenza, bla bla bla. Ci sono rimasto un po' male, perché non so se sto signore, che dovrebbe saperlo, conosce o meno l'ipnosi, e l'ipnosi vera, che aiuta il pensiero positivo ad entrare nel subconsciente, nella famosa lampada del genio di Aladino. Ok? Perché il pensiero positivo, ragazzi, come l'ho detto anche in altri video, non funziona se solo se rimane a livello superficiale, a livello di coscienza, quella parte della nostra mente che è il 12% e che mette tutto in dubbio, che critica. Quella parte della tua mente che adesso mi sta guardando e sta dicendo: ma chi è costui? Che cosa dice? Che cosa vuole? Bello o brutto? Giusto o sbagliato? Falso o vero? Eccetera, eccetera. Invece bisogna che il pensiero positivo entri nelle viscere della tua mente, nel tuo subconsciente, nell'88% della tua mente. Un po' come l'iceberg, ce l'hai presente? Noi vediamo la nostra logica, la nostra razionalità, il 12%, vediamo solo la punta, mentre sotto le acque, sotto il mare, esiste l'88% dell'iceberg. È così la nostra mente, ragazzi, e se tu non arrivi sotto, hai voglia a dire voglio cambiare, hai voglia a dire voglio smettere di fumare, hai voglia a dire voglio essere positivo, hai voglia a dire non voglio più stressarmi, arrabbiarmi. Anch'io tantissimi anni fa la pensavo come sto signore. La cosa buffa è che sto signore tratta di materia della mente e continua a dire che il pensiero positivo non funziona. Non funziona, ripeto, se tu te lo ripeti, te lo dici solo a livello di superficie. Devi ripeterlo. Come fare, dottore, perché il pensiero positivo diventi materia, realtà, che funzioni? Ci sono due segreti che ti svelo oggi: la ripetizione e la saturazione, che puoi fare da solo oppure con l'ipnosi. E il mio metodo di ipnosi, ipnosi DCS, da mia esperienza, avendo fatto un po' tutte le scuole di ipnosi internazionali, ti posso garantire che è il top del top, che si può anche definire ipnotizzare senza ipnotizzare, ok? Perché ripetizione e perché saturazione? Un po' come il genitore con il figlio. Io non so se avete mai visto un genitore, o voi quando eravate ragazzi come me, la mamma o il papà ripetevano sempre le stesse cose: non fare quello, non fare quell'altro, non fumare, non bere. Certe volte azzeccava la suggestione del genitore, certe volte no. Però la ripetizione è la base di tutto, e se questa ripetizione te la fai tua, diventa da suggestione, autosuggestione, cioè autoconvincimento, beh, prima o poi seguirai quello che fa tuo padre nei comportamenti, nel modo di pensare, di vedere la vita, eccetera, eccetera, ok? Quindi seguimi su tutti i social, fammi tutte le domande del caso, ti risponderò, ok, ad una, non farti problemi, io ti risponderò gratis. Sto pubblicando anche il mio primo libro su Amazon, che se vuoi te lo scarichi gratis finché è promozione su Amazon, se mi mandi l'email, eccetera. Visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi o autoipnosi del dottor Claudio Saracino. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com. Iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. Visita anche i miei profili Instagram e Twitter Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. E al prossimo video, un bacio e un abbraccio.